Mister Riccardo Monguzzi, una vittoria che dà continuità a quella di prestigio della scorsa settimana con la Sampdoria, segnale insomma di buona salute della tua squadra. Segnale che questo gruppo qua sta migliorando, sta crescendo anche sotto il profilo dei particolari, del voler portare a casa anche risultati, oltre a cercare di proporre un gioco che per le caratteristiche che abbiamo di giocatori è attuabile. Oggi non era facile perché poi abbiamo giocato su un campo nuovo, proprio perché volevamo avere più spazi per giocare, però purtroppo il tempo poi dopo quello che ci ha dato in più a livello di spazio ce l'ha tolto a livello di rallentare magari il gioco perché era molto allentato. Però i ragazzi sono stati bravi, sono adattati bene, c'era una squadra che era difficile da affrontare perché ci aspettava e cercava solo di ripartire. L'abbiamo chiusa nel primo tempo, nel secondo tempo un po' di stanchezza, poi siamo in un momento in cui davvero ci sono troppe assenze. Se pensiamo oggi nella notte si è fermato Reda, Ruggeri, è stato molto bravo Rudy Monotti, che è la prima volta che con me parte dall'inizio, bisogna dargli una nota di merito, però senza Ciaca, con l'Uscia che arrivava dalla nazionale. Era un momento che dovevamo stringere i denti e se il secondo tempo non è stato brillantissimo come lo è stato il primo, posso solo giustificarli. Rimane il fatto che, come dicevi tu, diamo continuità ai risultati e speriamo anche di migliorare la classifica, perché poi i ragazzi guardano anche quello e magari se la classifica stasera ci dirà che abbiamo scalato qualche posto. Non tanto per me, che poi non mi interessa più di tanto, mi interessa di più la crescita, ma per loro, perché fino a qualche tempo fa eravamo terz'ultimi, magari stasera siamo sest'ultimi o settimi, perché su 13 squadre. È un risultato per loro anche che gli fa credere di più nel lavoro che andremo a svolgere da qua alla fine. E tornando alla prestazione, probabilmente il momento di appannamento non è stato tanto nell'intero secondo tempo, quanto soprattutto dopo preso il gol, che lì magari prima di Ma riordinarci. guarda, noi sapevamo come giocava il Carpi giocava a cercare di mettersi in difficoltà con palle sopra e in una di queste abbiamo preso gol, ma non abbiamo cambiato tanto atteggiamento dopo il gol, quanto l'avversario ha cercato magari di alzare il ritmo nell'ultimo quarto d'ora, ma da lì in poi non abbiamo più rischiato niente, non mi è piaciuta la gestione magari della palla nell'ultimo quarto d'ora perché anche i ragazzi sono diventati un po' troppo frenetici perché volevano portare a casa questo risultato, preferivano magari andare a giocare più velocemente nella metà campo avversaria per rischiare di meno, quando invece stiamo lavorando e quello che avevamo fatto nel primo tempo era per la gestione della palla, per il possesso della palla, per arrivare tutti insieme nella metà campo opposta per poi essere più equilibrati.